Ora ditemi, ma secondo voi io potevo non comprarle? Ho visto queste scarpe su un TikTok da una ragazza e ho detto no, le devo assolutamente ordinare prima che vanno sold out, perché Bershka sta facendo di quelle cose che sono pazzesche. Così mi sono arrivate ora e adesso ci creiamo un look insieme. Ovviamente stile danza, io ho preso anche questa magliettina un po' tipo scaldacuore, ma non scaldacuore, cioè non questa gancia perché lo preferisco così, e una gonnellina che ora vi faccio vedere. Questa qui, che è di... questo non è di Bershka, mi sa, è di Zara. Comunque stavo pensando di mettere alle scarpe dei laccettini in raso, in modo da farle proprio stile danza, perché non lo so, almeno mi tengono anche la caviglia più stretta, siccome ho la caviglia molto molto fine e quindi mi esce dalla scarpa. Già vi dico che mancheranno gli scaldamuscoli, perché li ho giù in dove teniamo le cose, tipo in un fondo, e devo andarli a prendere di quando facevo danza, quindi non ce li ho ora. Ok, allora, a parte la cerniera, guardate, della gonna, che l'ho incastrata e non riesco più a tenerla su e la dovrò portare a far riparare, non so come romperla, ok, perché me la devo levare. Quanto sono belle, raga, vi prego, guardatele, la gonna, non posso tirare su troppo, però... sono bellissime. Ok, i capelli farò o una coda bassa con i ciuffettini così, oppure magari uno chignon. Poi vediamo quando mi vestirò così. Però mi piace un sacco, da vedere con gli scaldamuscoli, però bello, andate tutti a comprare queste scarpe. Ovviamente sto scherzando, non andatele a comprare.